i vari passaggi. Prima cosa, una doppia presa. Quindi faccio frusciare il mazzo in questo modo qui. Con queste tre dita, mignolo, anulare, medio, tengo un'estremità del mazzo corta. Con il pollice faccio scivolare le carte. Arrivato alle ultime due, le prendo come se fossero una e la mostro. La posizione è questa. È come quando si schioccano le dita, solo che io schiocco con pollice e medio. Qua invece subentra anche l'indice, che però ha una funzione di supporto, in quanto io il pollice lo metto esattamente dietro il medio e l'indice lo metto sopra. Il pollice va tenuto in questa posizione, quindi vedete nella parte bassa della carta, faccio come per schioccare le dita e la carta che sta sopra scivola la carta che sta sotto e si posiziona dietro. Guardiamo a velocità normale, 1, 2, 3. L'oscillazione è un buon escamotage per coprire lo scambio. Questo è un gioco per poche persone che va eseguito frontalmente al pubblico. Chiaro che le persone che stanno lateralmente vi sgamano subito. L'inclinazione di questa carta che va a coprire quella che sta dietro va modulata in base al punto di vista della persona che avete davanti. E questo è splendido perché la magia ci mette sempre nella condizione di metterci dal punto di vista dell'altro. Quindi due carte si posizionano così, tre dita, indice, medio, pollice, pollice che è speculare al dito medio. 1, 2. Molto del lavoro mi viene da dire che lo faccia il dito medio, perché è quello che fa pressione sulla carta sottostante per portare la carta che è davanti dietro. Il pollice e l'indice invece fanno da perno e bloccano questa carta. Poi a questo punto non è che si può rimanere tutto il giorno così, tipo ciao, il gioco è finito e vado via. Cioè qualcosa vi dovete inventare. Ho impiegato il mazzo come supporto, avvicinate entrambe le mani, utilizzando questa carta come paravento, posizionate la carta che sta dietro sopra il mazzo e poi successivamente anche la carta che sta sopra. Potrebbe essere una buona soluzione. Riguardiamo. Io qualche giorno fa avevo fatto un giretto, avevo visto i primi bucaneve e mi sono detto magari è iniziata la primavera prima. E invece oggi un freddo cane, tra un po' mi cadono le dita che sono diventate come dei ghiaccioli. Poi però cammini un po', arrivi qua, non c'è un rumore, questo paesaggio mozzafiato. Cioè, e tutto acquista un senso. Bene, il video è terminato, io ho perso gli occhiali e non ci vedo più un piffero. È stato un piacere essere insieme a voi e alla prossima. Namaste, grazie.